mamme e papà all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e l'esraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar. E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera. I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento. L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti. Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi. Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte. L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate. Benvenuti, iniziamo, il sulle mani lo facciamo dopo. Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima spiaggia. Io sono Colm, Alizia è qui di fronte a me e Luca, che è il nostro ospite di oggi. Grazie Luca, che è già collegato e prontissimo. Ciao Luca, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Grazie per questo graditissimo invito a Maurizia e te. Siamo pronti, si parte per questa avventura che proverà a dare degli strumenti, come per me che sono mio, per un po' gli occhiali, provare a vedere meglio come funziona dal di dentro della legge, che significa anche principi, che significa anche idee, la genitorialità, con questo bellissimo topic per cui vi ringrazio ancora. Grazie a te Luca, benvenuto, buongiorno a tutti, un grazie di cuore davvero anche da parte mia, perché credo che questo sia un tema molto molto sentito, molto importante, di cui non parliamo o non parliamo abbastanza, dipende dalle situazioni, e in realtà da quando abbiamo cominciato a parlare tra di noi della possibilità appunto di fare questo intervento, di parlarne con te, sono emerse tantissime domande che riguardano l'autorevolezza o autorità dei genitori e anche la responsabilità. Quindi ti chiediamo già scusa se ti sommergeremo di domande, ma ne abbiamo davvero tante. No, figuratevi, è un po' il mio quotidiano essere sommerso di domande, quindi assolutamente a disposizione e hai assolutamente ragione. Quando dici che se ne parla troppo poco, vedremo anche perché sostieni correttamente che se ne parli troppo poco, perché proprio vedremo che l'essenza credo che sia molto poco conosciuta, e poi ce ne accorgiamo nei tribunali quando purtroppo, con grande dispiacere, i genitori non sanno maneggiare questi argomenti. Hai detto bene, credo proprio che sia così, non li sappiamo maneggiare e non conoscendoli e non sapendoli maneggiare ne abbiamo proprio poca percezione, abbiamo poca sensibilità, non ci rendiamo conto di quanto le nostre azioni quotidiane poi rispecchino invece questo tipo di argomenti e abbiano, questo ce lo racconterai, ce lo spiegherai tu, immagino, ma insomma le nostre azioni quotidiane hanno dei riflessi anche sugli aspetti appunto di tipo legale, di responsabilità. Quindi interessantissima, siamo pronti. Visto che ci sono qui due persone che affrontano le cose seriamente, qualcuno dovrà fare un po' il pagliaccio della situazione e sdrammatizzare brutalmente. Per cui, visto che c'è anche la mia mamma in room, volevo dirti, mamma, hanno preso Ethan all'asilo, evviva, e chi è genitore capisce subito il perché, evviva, dal primo settembre sarà veramente una festa. Adesso sì, stiamo festeggiando da ieri mattina, da quando è arrivata la notizia dell'entrata all'asilo nido, però volevo dirti, mi spiace deluderti, non è dal primo settembre, non ce lo prendono il primo, è più avanti. Mi fai sanguinare il cuore con questa notizia, sto male.
Vedi, era un momento di gaudio massimo e adesso... Bene, ho fatto io casino con il microfono, scusatemi. Ok, dette i fatti nostri, condivisi con tutti. Possiamo procedere e lasciamo invece la parola a Luca a questo punto, che comincerà a raccontarci, a spiegarci un po' da dove viene l'autorevolezza, l'autorità. Ci racconti tu, Luca, qual è un po' la storia dei genitori? Ma sì, molto, molto volentieri. È una storia lunga, no? Lunga come la storia dell'umanità. E non ci sono figli senza genitori, questo è un ovvio. E però per come la concepiamo noi nella società contemporanea, sicuramente un punto di vista interessante è quello del diritto romano. Cosa è accaduto e addirittura cosa arriva da quell'epoca ai nostri giorni? Beh, arriva un concetto che ancora oggi è di uso comune nel linguaggio. In alcune scuole mi è capitato ancora di trovare l'autorizzazione a qualcosa in cui c'è scritto patria potestà. Di che cosa si trattava? E questo, guardate, la legge spesso è ha tante funzioni, sicuramente quello di indicare ciò che si fa e che non si fa, o meglio, che si dovrebbe fare e non si dovrebbe fare, e poi però è anche un contenitore culturale, cioè è segno dei tempi. Fateci caso, no? Quest'anno noi abbiamo parlato molto di un progetto di legge per la tutela dei discriminati, quindi questa legge, che poi lasciamo stare, non è stata approvata, non è questo il tema, però racconta i nostri tempi, come la legge sul divorzio raccontò gli anni 70, come anche la più bella legge che abbiamo nel nostro paese, la Carta Costituzionale, narra di quel periodo post bellico, antifascista. E quindi le leggi sono anche queste, a volte per noi diventa delizioso andare a vedere le leggi del passato che denunciano un'arretratezza culturale, il patriarcato che ancora oggi è duro a morire. Ecco, all'epoca dei Romani nasce la patria potestà. Beh, già nella parola, l'uso delle parole è importante, le leggi vengono scritte con un'attentissima e oculata attenzione sulle parole. Patria potestà, cioè il potere era in mano al papà. Papà che era capo famiglia e che addirittura all'epoca del diritto romano addirittura poteva decidere della vita e della morte di un figlio. I figli erano più o meno equiparati agli schiavi. In alcune letture di autori latini si legge che ogni tanto è capitato che per chiedere scusa, per pagare un debito o anche solo per commercio, qualche figlio fosse stato venduto. Per fortuna un noto scrittore di diritto romano, l'Arangio Ruiz, su cui chi ha fatto giurisprudenza, insomma tutti noi più o meno abbiamo studiato da questo... Non solo manuale. Giurisprudenza, Luca, anche scienze politiche purtroppo si è insinuato negli studi. Però il diritto romano era divertente, un po' perché ritrovi un sacco di cose dei tempi nostri, l'usucapione, il comodato, un sacco di altra roba. E un po' perché poi era divertente vedere come all'epoca alcune cose erano particolari. Una di queste era la patria potestà. Arangio Ruiz ci racconta che in effetti la legge prevedeva questa, ma che per fortuna la società romana poi reagisse in maniera molto diversa. Quindi noi veniamo da una cultura secondo la quale il papà decide della vita dei propri figli, che non è una storia così tanto lontana da quello che avremmo sentito dai nostri genitori o dai nostri nonni. Quante volte ci è capitato di ascoltare qualcuno o qualcuna che ci dicesse di non aver fatto danza piuttosto che arte perché il nonno non voleva. È la storia probabilmente dei miei genitori, sicuramente quella di mia madre, che non è riuscita a dipingere perché per mio nonno dipingere non era un lavoro. E questa cosa è rimasta anche ai tempi della mia generazione. Quando qualche amica o qualche amica volesse fare teatro piuttosto che danza, gli si diceva: ma che lavoro è? Perché? Perché è rimasto l'imprinting del fatto che il papà, almeno fino al 1975 in questo paese, decidesse le sorti dell'intera famiglia e dei figli in particolare.
Una prima rivoluzione arriva nel 1975, riforma del diritto di famiglia, viene via il riferimento alla patria potestà, perché finalmente la riforma del 1975, tra le tante cose belle che fa, finalmente parifica il ruolo dei genitori. Si scopre che nelle famiglie ci sono anche le mamme. Le donne, al solito, con la loro straordinaria intelligenza, avevano aggirato questa cosa, cioè sostanzialmente riuscivano a pesare nell'economia delle decisioni della famiglia lo stesso. Però il fatto che finalmente fosse riconosciuto anche per legge fu un passo rivoluzionario. Sono quelli anni straordinari in questo paese in cui viene affermato questo, viene affermato pochi anni prima la maggiore età a 18 anni e quindi il diritto di voto collegato, tutta una serie di conseguenze che incominciano ad avviare un percorso che si realizzerà a livello mondiale nel 1989. Qual è il percorso? È il cambio epocale. Cosa è stata la rivoluzione copernicana che riguarda il diritto dei figli? Insomma, inizia un percorso che, vi dicevo, giunge nel 1989, che è mettere al centro i figli, cioè cambiare l'ottica, far diventare i figli non più oggetto di diritto. Ve lo dicevo prima, gli schiavi, diritto romano, si potevano vendere come si potevano vendere le cose. Si poteva decidere fino al 75 come si decide sulle cose. Si avvia nel 1975 un percorso che ha il suo apice nel 1989, 20 novembre, New York, Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Cambia tutto. Il bambino, i figli, i minori non sono più oggetti, sono soggetti di diritto, cioè sono tali e quali a noi, con un unico problema, un'unica questione: non hanno la capacità di interagire e agire nel mondo e nel diritto. E questo cambia tutto, perché chiaramente un concetto come questo, che poi proverò a spiegare meglio in maniera, spero, semplice e comprensibile, non per la capacità di chi ascolta, ma per la mia evidente incapacità, qualora non ne fossi in grado, cambia tutto. Perché, vedete, se io sono persona, e allora tu non decidi della mia vita, bisogna fare qualcosa di diverso. Quindi 1989 come data epocale. Poi noi siamo un paese un po' lento, e la realizzazione di questo, di tutta questa roba, hai detto un po' lento, ho capito, un po'. Siamo un po' lenti come paese, dico, no? Okay, ci mettiamo sempre un po' ad attuare le cose che ci dice il mondo, che ci dice l'Europa. Però l'abbiamo studiata bene questa, Ecco, sì, sicuramente è quello, l'abbiamo studiato bene. In effetti un po' è vero, perché poi la legislazione sul tema è una tra le più avanzate del mondo, su questo in effetti ti do ragione. E quindi poi nel nostro paese, a partire dal 2000, direi, dal 2000-2002 in poi, legge sulle adozioni 2005, e poi 2006 affido condiviso, e poi 2012 i figli sono tutti uguali, dal 2000, pensate, fino al 2012 nel nostro paese i figli non erano tutti uguali, c'erano i figli nati nel matrimonio, legittimi, i figli nati fuori dal matrimonio, naturali, i figli incestuosi. E la legge pretendeva di dare discipline diverse a situazioni che erano sì diverse, ma che in sostanza hanno invece un'unica radice, la dignità di quel figlio, di quella figlia. Quindi, grande epoca di rivoluzioni. Oggi qual è il quadro? E chiudo questo iter storico per poi dedicarmi ad altro, alle vostre curiosità, ma tanto ci sarebbe da dire. E il quadro oggi finalmente risulta delineato in questo modo. La bussola generale rimane la Carta Costituzionale. Nella Carta Costituzionale, all'articolo 30, voi ritroverete la mission. Oggi uso queste parole che vanno tanto, no, nel mondo del marketing, la mission. Cioè, qual è la missione che i genitori... Perché parli di missione? Perché è una cosa complessa e complicata. La missione ce la dice l'articolo 30, che dice che il dovere e il diritto dei genitori è quello di mantenere, parliamo di questioni essenzialmente economiche, e ce ne occuperemo in un altro room, non oggi, ma anche istruire ed educare i figli. E in quell'istruire ed educare c'è il mondo.
Ma come viene declinata la Costituzione? Lo sappiamo, è del 48, incomincia a essere scritta nel 46, quindi siamo in un periodo in cui, abbiamo detto, il concetto di patria potestà è ancora molto forte. Per fortuna i geni che hanno scritto la Costituzione, come vedete, danno quasi sempre, direi sempre, ma il quasi ce lo metto per educazione, danno dei concetti che possiamo chiamare concetti valvola, che hanno quella straordinaria bellezza di adattarsi ad ogni periodo storico. Quindi l'articolo 30 era un buon articolo nel 1948, lo è ancora oggi, perché al variare del background culturale e giuridico di un paese, l'articolo 30 ha la grande capacità, come tanti articoli della Costituzione, quasi tutti, di adattarsi ai tempi che passano. Allora, oggi come va letto l'articolo 30? E ce lo dice il Codice Civile, dove viene regolamentata quella che finalmente è la responsabilità genitoriale. Viene meno quindi anche la potestà genitoriale, quella del 75, e oggi si chiama responsabilità genitoriale. Chi non ha studiato legge spesso fa, secondo me, un errore. Dice: ah, la legge è quella cosa che serve agli avvocati per trovare il cavillo da usare nei tribunali. E no, non è quella la legge. Chi me l'ha detto? Non è così. L'avvocato usa la legge nei tribunali per difendere qualcuno, e quello è una funzione della legge. La vera funzione della legge, quella filosofica, è portare regole che possano servire a trovare la pace sociale. E qui arriviamo all'osservazione di Maurizia. Dice: in effetti ne parliamo troppo poco. Questo è un grosso problema. Chi ha spiegato, e arriviamo al topic, chi ha spiegato ai genitori tout court, diciamo, ma io lo so perché ho studiato, sì certo, per fortuna ci sono molte eccezioni, per fortuna, il paese tutto sommato regge, parliamo di chi non regge chiaramente, ma chi ha spiegato ai genitori tutto sto percorso? Perché da avvocato che tutti i giorni si occupa di queste cose, a me arriva forte la sensazione che il livello culturale del nostro paese è ancora pesantemente incentrato sul concetto di potestà genitoriale e non di responsabilità. Beh, vi accorgerete subito che se hanno cambiato potestà con responsabilità, insomma, noi abbiamo un bel vocabolario, è difficile che il nostro vocabolario per dire la stessa cosa usi due parole diverse, quando anche siano sinonimi non è mai così, perché noi abbiamo questo vocabolario delizioso che ci dà le sfumature di ogni colore, c'è il ciclamino, il lilla, il viola, il bordeaux, siamo sempre lì, però sono colori diversi. E allora se scrivono responsabilità invece di potestà, se non è più un potere ma addirittura si ribalta completamente, perché il potere è comando, il potere è autorità. E la responsabilità cos'è? Per fortuna la legge ce lo spiega. Articolo 316 del Codice Civile ci dice che i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che, dice il codice, si gestisce e si esercita insieme, di comune accordo, dice la legge. Ma facendo cosa? E qui c'è il cambio, e qui c'è la rivoluzione, e qui bisogna spiegarlo però. Perché poi questo è faticoso e vedremo che qui arriva l'autorevolezza, che è una cosa faticosissima essere autorevole, era molto più facile essere autoritari. Cioè i genitori devono esercitare la responsabilità genitoriale tenendo conto, dice la legge, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei loro figli. Cioè devono essere autorevoli, ovvero sia non possono più dire a un bambino o a una bambina: ma che la fai a fare la danza che non è un lavoro? Perché quello è l'esercizio di un potere, di un decidere il luogo e al posto del minore. Il minore va ascoltato. Ma che vuol dire il minore va ascoltato? E lo dice la Convenzione ONU del 1989. La Convenzione ONU del 1989 dà due grandi principi. Uno, ogni decisione va presa nel superiore interesse del minore. Due, i minori vanno ascoltati. Quando io spiego questa cosa nelle scuole, dove spesso ci sono i minori ma anche i genitori, spesso ne ridono.
una volta andai a spiegare la scuola, gli orari scolastici, la settimana lunga e corta, e alla fine dissi: ma l'avete chiesto ai ragazzi cosa vogliono fare? E ci fu ilarità. Avvocato, ma dai, ma insomma, cosa vuoi che dicano? Sono ragazzi. Ma non sottovalutiamo. Questa cosa mi infastidisce tantissimo, perché noi trattiamo i bambini e i ragazzi come se fossero incapaci di capire anche qual è il loro bene, e diamo sempre per scontato che noi adulti abbiamo il monopolio della verità e del cosa è giusto. E il fatto che questo lo associamo col non ascolto mi fa molta paura. Adesso mi stai dicendo una cosa che mi fa molta paura. Sì, fa molto paura anche a me. Tra l'altro, come te, non so Maurizia, ma io provavo un senso di grande fastidio all'epoca. Riconoscevo, quando ero piccolo, di non avere la capacità espositiva di un adulto, ma avevo ben chiaro cosa fosse per me bene e non bene. Poi certamente il minore non deve diventare presuntuoso e dettare la linea della politica di una famiglia, questo sì. Ma io dico sempre alla mia clientela: guardate che i minori sono piccoli, non sono scemi. E c'è un bellissimo film con la regia di Walter Veltroni che si chiama I bambini sanno. Ecco, è un film che io vi invito a vedere almeno un paio di volte. Veltroni cosa fa? Veltroni è regista, ovviamente non ci interessa della sua natura politica. Veltroni viene da una famiglia di grande tradizione cinematografica, televisiva, autorale, quindi insomma è un intellettuale dei nostri tempi. E lui cosa fa? Ascolta dei bambini sui grandi temi delle società contemporanee: l'immigrazione, l'adozione, la diversità di genere. E io vi invito a sentire le risposte. Io penso che quei bambini non solo dicano cose corrette, ma abbiano molto da insegnare a noi adulti. Quindi ascoltiamo i bambini, ma non perché, ecco, torniamo alla legge, a quello che è per me la legge, no? E io faccio questo mestiere perché ci ho creduto, non perché non ero figlio di addetti ai lavori, insomma, è stata proprio una scelta. Poi me ne sono innamorato sempre di più. Non credevo che la legge fosse così bella, non lo potevo immaginare. Dietro una legge ben fatta c'è amore per gli altri, c'è amore per la pace sociale, c'è tentativo di mettere un principio bello, vero, arioso, che possa far fruttare. Pensate alla Costituzione, no? La nostra Costituzione si fonda sul principio, il vero pilastro della nostra Costituzione è il rispetto della dignità umana. Signori, chapeau, applauso, standing ovation, la felicità del singolo come valore assoluto. E che gli vuoi dire? Questo è l'amore per la legge, questa è la legge. La legge non è l'orpello con cui vinci una causa, quello serve, ma quello serve in una fase successiva. E quindi la questione dell'ascolto del minore, che fa parte della Convenzione ONU, ricordo a voi, ma lo sapete, che le convenzioni internazionali ratificate assurgono a livello di norma costituzionale. Quindi l'ascolto del minore è un principio costituzionale. La Costituzione va intesa come la Bibbia laica di un paese. Io non sono cristiano, però penso che mi pare di aver intuito che la Bibbia per un cristiano è una sorta di lettura fondamentale. È lì che ritrova la maggior parte, oltre ai Vangeli, alle cose, la maggior parte dei valori, no, che costituiscono quello in cui crede. Ecco, se noi crediamo nella democrazia, se noi crediamo nel nostro paese, non possiamo non avere quei valori, quei principi che indicano soprattutto quel tipo di norme che sono le convenzioni internazionali e la Costituzione, che sono di pari livello. Se noi tradiamo quei principi, lo possiamo tranquillamente fare, ne paghiamo le conseguenze. Poi magari succede un incidente nella vita familiare, che guardate non è solo la separazione e il divorzio, ma è anche un incidente scolastico di bullismo in cui uno dei nostri figli in qualche modo c'entra, ma poi dimostreremo che non c'entra, per fortuna. Ma a quel punto lo Stato, che ha dato ai genitori quella missione di autorevolezza di cui parlavamo prima, a quel punto lo Stato si disinteressa. A quel punto lo Stato si disinteressa di come voi gestite l'indicazione di essere autorevoli, e però se per caso se ne deve interessare fa un'analisi, e quando scopre che non si è capaci di essere autorevoli con tutte le
conseguenze del caso sorgono delle questioni. Niente di drammatico, non siamo nei film americani, nessuno toglie i figli a nessuno, anche questo mega bias sugli assistenti sociali non è proprio esattamente così, però è chiaramente il cattivo esercizio della responsabilità genitoriale è un grosso problema. Chiudo davvero, per esempio, c'è una sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto a un figlio diventato adulto, cioè dopo i 18 anni, risarcimento del danno, perché il papà in quel caso non aveva esercitato correttamente la responsabilità genitoriale. Nel caso di specie questo signore era sostanzialmente sparito dalla vita di questo bambino che, diventato adulto, gli ha chiesto i danni per essere stato responsabile di aver fatto mancare al figlio proprio la sua figura, la figura di papà. Quindi vedete come, no? Come l'autorevolezza. Poi, se volete, parliamo nello specifico di che cosa si tratta. Questa sentenza è importante perché la nostra storia viene scritta anche attraverso le sentenze che, correggimi Luca, ma in qualche modo, oltre a interpretare quello che dice la legge, interpretano anche i tempi nei quali viviamo, nel senso, il giudice fa un'interpretazione che non è letterale rispetto alla legge, ma è anche calata all'interno della realtà, del contesto. E il fatto che questo aspetto della mancanza del padre sia stato definito da una sentenza, secondo me, è molto molto interessante, soprattutto da parte dei padri che pensano di potersi liberare facilmente senza aggravio della famiglia che hanno contribuito a costruire e ad avviare. Sì, sì, assolutamente. È il ruolo della giurisprudenza, no? Cioè quello di, come dire, concretizzare una norma. Immaginate, io faccio sempre esempi, spero facili, ma non perché, ripeto, perché è difficile, non sono un insegnante, quindi non so se ho la capacità divulgativa. Allora, un esempio buono potrebbe essere questo. Se entrate nei ristoranti leggete vietato fumare, ma che significa vietato fumare? Di quale fumo si tratta? È perché a volte nelle serate particolarmente fredde l'alito produce fumo, e allora quello è fumo. Immaginate un solerte poliziotto municipale che facesse una multa per il fumo del fiato, no? Della differenza. Ci potrei credere. Potrebbe può capitare di tutto. Ecco, lì il ruolo del giudice è quello di interpretare correttamente la norma e spiegare che quella multa è nulla, perché chiaramente trattavasi di fumo generato da sigarette, sigari, pipe e quant'altro. E questa è la funzione, oltre alla funzione, come dici tu benissimo, correttamente, di adattare alle circostanze. La giurisprudenza in questo paese è, in assenza di un Parlamento, come dire, che correttamente segue i tempi, noi siamo stati culla del diritto. Tra la fine dell'Impero Romano e il Medioevo abbiamo insegnato al mondo che cos'è il diritto, creando per esempio le leggi e i codici, e siamo sempre stati abbastanza un faro. Cesare Beccaria, che ricorderete essere il nonno di Mazzoni, è uno che per primo ha parlato di libertà di espressione, è uno che per primo ha contestato la pena di morte. Cioè, noi siamo stati un faro del mondo di come si fa il diritto, ed è un po' triste che oggi siamo sempre ultimi a legiferare sull'eutanasia, ultimi a legiferare sulla procreazione assistita. Siamo stati gli ultimi a legiferare sulle unioni civili, matrimonio omosessuale, chiamatelo come vi pare. E non solo arriviamo ultimi, ma ci arriviamo pure male, perché le unioni civili, francamente, è una legge scritta con i piedi. E questo è un problema enorme. E allora dobbiamo dire grazie alla giurisprudenza, a molti giudici illuminati che, attraverso una interpretazione a volte creativa, ha per esempio concesso di poter adottare in qualche modo a una coppia di donne romana le loro bambine. E quindi sì, come dicevi tu, spesso la giurisprudenza va poi, giurisprudenza dobbiamo intendere i tribunali, le corti d'appello e soprattutto la Corte di Cassazione, che poi ci dice la interpretazione di quella norma, e dobbiamo essere grati perché spesso hanno colmato gap che andrebbero colmati invece attraverso la legge. Ma meno male che esiste la giurisprudenza, e anche, devo dire, fatemelo dire, insomma, anche gli avvocati, perché quei giudici, se non fossero stati sollecitati da un'avvocata o da un avvocato, non sarebbero stati messi nelle condizioni poi di fare una sentenza di quel tipo.
Grazie Luca, interessantissimo. Ho una domanda sul termine mancanza, cioè facendo riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano e quindi alla responsabilità di essere mancati come genitori, la legge considera la parola mancanza dal punto di vista fisico, quindi non c'era fisicamente il genitore, non c'era dal punto di vista per esempio del sostegno economico, o c'è anche una considerazione di aspetto più pedagogico, educativo, emotivo, quindi un genitore assente dal punto di vista dell'attenzione alle emozioni, all'educazione, alla pedagogia, è un genitore che manca? Beh, sì, adesso ci avviciniamo proprio al concetto di autorevolezza. E in quel caso era assente tout court, cioè non c'era proprio, era proprio, aveva preso e si era allontanato dalla famiglia. Era la storia di due coniugi che si erano divorziati. Non so, chi mi segue sui social sa che sono un amante degli slogan, mi piace scriverli. E lo slogan credo possa servire a racchiudere in poche parole semplici, in un'epoca in cui c'è necessità da parte di molti di semplicità della comunicazione, si cerca di comunicare cose complesse in maniera semplice. Non che io lo adori questo sistema, però mi pare che funzioni. Quello era un divorzio, e nei divorzi e nelle separazioni c'è un errore. E allora in uno slogan ho sempre cercato di dire: guardate che avete il diritto di non essere più coniugi, ma non avete il diritto di non essere più genitori. E quello è un caso di questi, cioè era il caso di un papà, e mi riallaccio a quello che diceva Colum sui papà, ovviamente mai generalizzare, si può dire veramente di tutto su papà e mamme, non c'è una regola, certo, però ci sono dei difetti culturali del nostro paese. Noi siamo un paese fortemente patriarcale, e quei papà di cui parlava Colum, una parte ovviamente, ricordiamo anche il fiorire di grandi papà alla Colum, mi consentirete la battuta, cioè di papà che evidentemente partecipano in tutte le attività. Insomma, io non sono papà, ma mi piace già scrivermi a questa categoria. Non ancora, Luca, non ancora. Non ancora, non ancora, assolutamente. E quel papà invece era un papà che probabilmente veniva schiacciato dalla stessa cultura patriarcale, l'abbiamo visto prima, una cultura in cui era dato per legge. Ma fino adesso, fino a... parliamo di 50 anni fa, 50 anni lo sapete, nella storia del mondo è niente. Cioè, per combattere una cultura che si stratifica nei secoli e nei secoli, non è che basta cambiare la parolina senza spiegarlo a nessuno e poi... Quel papà che scompare è un papà, probabilmente, poi bisognerebbe conoscerlo, che è stritolato da quel sistema patriarcale, perché probabilmente è uno che dice: se non posso comandare, sapete che c'è, io prendo e me ne vado. Non lo sto giustificando, però mi chiedo quando l'abbiamo spiegato, perché se poi noi non spieghiamo le cose, sarà molto più lento, poi arriveranno le sentenze, qualcuno rimarrà scontento, sicuramente penso che a lungo termine il cambiamento arriverà. Il mio auspicio è provare a farlo arrivare prima, e quindi perché vi ringraziavo per la room, per l'invito, che siccome sono cose in cui credo, mi piace, e ai miei clienti per esempio dico: guardate, mi dice avvocato, ma la vinciamo la causa? A parte che le separazioni e i divorzi, ve lo dico, non le vince nessuno, le perdono tutti, perché se stiamo lì a farci dire da un organo che è un tribunale come dobbiamo regolamentare i nostri rapporti con i nostri figli, signori, è già una sconfitta, ma di che stiamo a parlare? Cosa vuoi vincere? Tuttavia, per dare una speranza, io dico: guardate, io non sogno di vincere la causa, io sogno di cambiarvi la vita e di cambiarvela in meglio, e attraverso anche la spiegazione di queste cose. Quindi quel caso era proprio un'assenza a 360 gradi, ma anche tu individui, Marizia, al solito, un altro problema, che come si legge quella cosa che abbiamo letto prima del 316, cioè essere genitori ascoltando i minori, ma ascoltandoli con empatia, cioè creando... Ascoltare non significa, come qualcuno, speriamo di no, ma come qualcuno che qui nell'audience ci ha messo come sottofondo, in realtà sta ascoltando, non possiamo dire uno domani dovesse chiedere: ma hai ascoltato? Sì, tra virgolette, c'ero. Magari sa anche riferire che c'era un Luca, una Maurizio, un Colum, insomma si ricorda anche vagamente il topic, dove eravamo, che cosa stavamo facendo. L'ascolto che pretende il codice civile è un ascolto invece empatico, è un ascolto profondo. Là si parla di comprendere e assecondare le inclinazioni naturali, le aspirazioni del figlio, è qualcosa di molto di più. E quindi sì, la risposta alla domanda di Maurizio è: l'assenza può essere anche un'assenza presenza, cioè un genitore che c'è,
ma che sostanzialmente non c'è. E vi devo dire che grossa parte delle problematiche che affrontiamo nel diritto di famiglia è questa. Spesso si ha un genitore che questo lo fa, l'altro che non lo fa, e i due ovviamente poi discutono su questo, non si trovano su questo, e su questi temi spesso purtroppo saltano delle famiglie. Questa è la diagnosi, la cura. Io sono un amante della salute mentale, dell'igiene mentale. Io penso che la cura sia farsi aiutare, non dagli avvocati, che dovrebbero essere, scusate, l'ultima spiaggia, no? Ma farsi aiutare da tutto un mondo di psicoterapia, di psicologia, anche di pedagogia, molto, molto sottovalutata la pedagogia. Imparare a leggere le situazioni, imparare poi ad avere gli strumenti di interazione con i minori, che non è facile. Gli insegnanti, quelli bravi, sono bravissimi a fare questo. Io sono molto affascinato dal mondo dei docenti, quelli brillanti, poi proprio ne sono quasi innamorato, che hanno questa straordinaria capacità di avere a che fare con moltitudini di minori ed essere autorevoli, farsi voler bene, declinare un'osservazione che non è un rimprovero, essere di esempio. L'altro grande tema dell'autorevolezza, no? Esempio pratico molto sciocco: non si fa tardi, si va a dormire presto, perché domani ci abbiamo da fare, c'è la scuola, il lavoro, e bambino, bambina che non è stupido, ma ci crede in questa cosa, gliel'ha detta la mamma, gliel'ha detto il papà, sembra un principio importante. Poi che succede a volte? Che il bambino viene messo a letto con o senza una babysitter, i genitori periodicamente, più volte a settimana, escono, fanno tardi, e la mattina qualche volta neanche si svegliano, perché magari hanno la fortuna di non poterlo fare. Non è un problema. Il problema sta nell'aver detto una cosa e non essere stati capaci di essere esempio della cosa che si è detta. E lì potrebbe nascere un problema. A volte sì, a volte no. Non stiamo parlando di matematica. Vi dico le cose che ho osservato nella mia carriera. Sarei contento, insomma, se poi qualcuno mi dicesse: no, ma sei stato sfortunato. Devo dire che nella maggior parte dei casi non è così, lo spero. E invece Luca, io dal mio punto di vista e dalla mia esperienza come pedagogista devo proprio confermare quello che tu stai dicendo, dall'esempio che hai fatto tu alla regola che non si usano device di qualunque genere quando siamo a tavola, e poi però o mamma o papà il telefono ce l'hanno in mano, lo smartphone ce l'hanno in mano, dalle mamme, perché lavoro tanto con le mamme, che urlano al bambino non urlare, e quindi siamo nell'ossimoro più completo, e siamo davvero ricchi quotidianamente di questi esempi, perché facciamo fatica a vederci come modelli ed esempio. E quindi abbiamo tanto da lavorare, sì, su questo. E mi trovo molto d'accordo con te quando dici che bisogna lavorare prima, perché dobbiamo lavorare di prevenzione, dobbiamo fare cultura, dobbiamo pensarci prima. Noi, ragionando su questi argomenti, dicevamo: dovremmo pensarci quando pensiamo di avere un figlio, ancora prima di concepirlo, perché ci dobbiamo porre delle domande su queste tematiche. E molto spesso invece non ce le siamo poste, mettiamoci in mezzo anche noi, insomma. E il tema dell'ascolto è fondamentale quando in pedagogia si fa riferimento appunto ad alcune azioni, gesti educativi, di dialogo. La prima domanda che viene da fare è: ma lo hai chiesto a tuo figlio? E la maggior parte delle volte la risposta è no. Quindi credo si debba partire proprio da qua per aprire dei dialoghi. Ah, guarda, io, facciamo gli esempi, stiamo veramente fino a domani mattina. È assolutamente così, nessuno ascolta, molte poche persone ascoltano. E le facce basite, perché cosa accade, no? Perché dice: ma perché sai queste cose? Non mi dire che hai letto le norme e le hai capite. Certamente no, sono 20, quest'anno, l'anno prossimo festeggio, per modo di dire, festeggio, c'è poco da festeggiare, 20 anni che faccio il mestiere che mi piace fare, è una cifra considerevole, considerando che ne ho 45, insomma è un bel traguardo. E la cosa che mi colpisce, che magari mi dispiace, è un dispiacere, proprio quel dispiacere della sofferenza, no? Perché poi ci si chiede: perché dobbiamo fare questo?
E vi dico due cose che mi colpiscono. La prima è le facce basite dei genitori nelle consulenze tecniche psicologiche. E introduco il secondo tema, che secondo me è fondamentale. Che cosa accade quando una famiglia va in difficoltà? Cioè, quando una coppia, uniti non uniti, di fatto o matrimoniale, non conta più, l'abbiamo detto, 2012, figli so figli, punto, finalmente siamo arrivati a questa evoluzione assolutamente positiva. E quindi i tribunali ormai si atteggiano più o meno allo stesso modo, no? La regolamentazione di un rapporto genitori-figli in assenza di matrimonio è identica a una separazione dei coniugi, manca solo la parte di chi mantiene chi, se il marito la moglie il marito, manca quella parte lì. Ma dopodiché è uguale. In altri procedimenti, guardate che questi procedimenti a volte coinvolgono genitori che non si vogliono separare. Facevo prima l'esempio del bullismo, esiste un tribunale che si occupa di queste cose, che è il tribunale per i minorenni, che a volte attenziona anche ai genitori come Maurizio e Colum, che non hanno nessuna intenzione, neanche la genesi dell'intenzione di lasciarsi, perché se lo Stato percepisce in qualche modo, e i modi sono veramente tanto, che ci sia qualche problema in quella coppia in seno alla genitorialità, e allora vanno a vedere che cosa sta accadendo. In tutti questi procedimenti molto spesso si richiede una fotografia e si interpellano, Maurizio consentimelo di dire, colleghe e colleghi di Maurizio a 360 gradi. Io nella grande area di quel campo metto i pedagogisti, gli psicologi, i psicoterapeuti, i neuropsichiatri infantili, cioè tutti coloro che hanno la capacità, le skills di analizzare e fare una foto, una fotografia. Questi poveri genitori li vedi basiti. E allora il tema è un altro tema importante, ma questa è una lotta che io probabilmente non riuscirò mai a... Perché noi facciamo questo tipo di analisi solo quando le cose vanno male? Cioè, come se fossimo in una società in cui aspettiamo che la famiglia sbaglia per poi raddrizzarla dopo. E allora sarebbe meglio farlo prima. Certo, non lo puoi imporre, no? Perché chi conosce un minimo di dinamiche con la psicologia, eccetera, è un ossimoro imporre un percorso. E allora l'alternativa è provare a diffonderlo, a divulgarlo, a diffondere una cultura della prevenzione psicologica, soprattutto con riguardo ai figli, perché lo sapete meglio di me, i danni che possono fare due genitori inadeguati, e direi inconsapevolmente inadeguati, perché attenzione, nessuno ce l'ha con i genitori, è l'esatto contrario, gli si vuole bene, anzi bisogna essere grati alla gente che mette al mondo i figli, perché mettere al mondo i figli è futuro. No, non è obbligatorio, non è che una persona debba sentirsi una sorta di opificio, però chi lo fa, fa una cosa bella, fa una cosa importante, importante per sé, importante anche in un certo senso nell'ottica più generale di essere comunità. E allora io credo, dopo averlo sentito mille volte, che se è vero come è vero che è il lavoro più difficile del mondo, noi ci dobbiamo preoccupare di dare strumenti a tutti, a quelli già attrezzati, che un ripassino non fa mai male, a quelli meno attrezzati, perché noi viviamo in un paese, parlo del nostro paese, non so come all'estero, non so, ho qualche percezione, ma non mi sembra, e allora dobbiamo dare strumenti. Dobbiamo dare gli strumenti, e poi, una volta che abbiamo la coscienza a posto col fatto di aver dato gli strumenti, allora, nel caso qualcuno si dovesse non comportare bene anche alla luce degli strumenti che gli abbiamo dato, è il lavoro più difficile del mondo, ma non diamo quello che io metaforicamente chiamo il manuale di istruzione. Poi qualche genitore ogni tanto si arrabbia e mi dice: no, ma che te pare che usiamo il manuale? Ma sì, ma certo, ma che vi aspettate, il libretto del cellulare o della televisione? Ma no, lo si fa attraverso, per esempio, le istituzioni, che può essere la scuola. Salutiamo con grande gioia l'introduzione per legge a scuola dell'educazione ai sentimenti. Ecco, se quella cosa funzionerà, se questa legge funzionerà, noi stiamo educando le prossime generazioni alla lettura e alla comprensione prima e alla gestione poi dei sentimenti. E vi pare poco? Chi vi parla, per esempio, non è bravissimo, ho molto da fare ancora nella gestione della rabbia, nella gestione della tristezza, sono cose naturali che abbiamo tutti,
ma c'è tutto un settore che spiega come si possono gestire queste cose. E allora forse sarebbe utile per le nuove generazioni, per i figli, visto che abbiamo detto ai genitori per legge addirittura costituzionale che vanno ascoltati, vanno assecondate le loro inclinazioni, vanno comprese nelle loro aspirazioni, forse sarebbe utile cominciare a pensare che quella cosa si integra, si perfeziona attraverso la diffusione di valori che sono valori prima culturali e poi da ultimo giuridici. Se no, noi continuiamo a pensare che basterà una legge, che basterà una norma, che basterà una galera, perché spesso poi andiamo a finire là, soprattutto negli ultimi 20 anni, qualsiasi cosa, no? Cioè, ah, quel genitore si è comportato male, mandiamolo in galera. Non è una soluzione che mi affascina moltissimo, anche perché pensateci, se Luca, terminiamo, scusa, tutto con la galera, tanto non abbiamo più posto, quindi non è neanche più un problema. Assolutamente, intanto rischieremo che in futuro ci saranno grandi città galere e piccoli spazi, piccole oasi in cui ci sono i liberi, e questa è un'altra cosa che non funziona, cioè parlo politicamente con la P maiuscola, cioè non mi sembra lungimirante come visione quella della punizione a chi sbaglia. Tra l'altro, guardate com'è bello il circolo della vita a volte, la vita... Noi avvocati facciamo un lavoro meraviglioso insieme ai giudici, agli psicologi, ai pedagogisti, cioè noi ci è data la possibilità di ascoltare le storie più intime delle persone, che vi assicuro è un'esperienza spesso commovente e che ti insegna tantissimo, la possibilità di vedere il dietro le quinte, cosa è successo, perché, come hanno ragionato. Beh, allora immaginate un figlio o una figlia che ha due genitori violenti. Però questa famiglia ha la fortuna che non succede niente, la legge non li attenziona mai, perché sono quelle famiglie, vado per stereotipi, non è che poi interviene qualcuno, dice no, io sono medio borghese, no, per carità, nulla contro la media borghesia, di cui tra l'altro faccio parte. Ma magari fa parte di quella famiglia un po' ricchetta, un po' di quelle zone delle nostre città benestanti, è una famiglia violenta, ma non lo sa nessuno perché vivono in una villetta e quindi non li ascolta nessuno, quindi non c'è una vicina di casa che si è allarmata. La bambina, il bambino, soffre per questa cosa, ma siccome è particolarmente intelligente, è nata con un QI molto alto, tutto sommato va anche bene a scuola. Certo, qualcuno si era accorto di qualcosa, ma siccome non era andato oltre, tutto sommato questo ragazzo o questa ragazza poi crescono in una certa, quella che chiamiamo, tra virgolette, normalità, questa parola che a me terrorizza ma che viene molto usata. Questo ragazzo e questa ragazza diventa un uomo, una donna, e un giorno diventano genitori. Sbaglieranno perché hanno avuto modelli sbagliati, perché hanno subito violenza, perché hanno una mentalità, una forma mentis, e chi gli ha affermata la forma mentis? Sicuramente la vita, la scuola, ma certamente i suoi genitori. E a un certo punto sbaglierà, ma sarà meno fortunato dei suoi genitori, perché sarà attinto da un procedimento civile o penale, e noi saremo tutti là di caspita, ma questo non è una cosa indegna. Quante volte leggiamo questi titoli giornali? Padre, madre indegna. Sì, certo, il comportamento è indegno, ma visto che queste condotte sono, secondo me, troppo diffuse e creano danni incalcolabili, allora una riflessione che possiamo fare anche insieme, anche solo su una room di Clubhouse, per poi diffonderla, e così credo che si possa fare cultura, no? Non ne vedo altri sistemi, proprio una sorta di testimoni di Geova della cultura, scusate la battuta, cioè proprio cercare con tutte le forze di far girare le cose che ci sembrano essere corrette, con generosità, con fatica, con sacrificio, tutti quanti insieme, come se fossimo parte di un grande condominio, e ognuno fa il suo, c'è chi aggiusta il fiorellino, chi pulisce il terzo piano, chi cambia una lampadina. Io penso che se non facciamo questo, e se non pensiamo, non pensiamo più, non so chi sono i pensatori del nostro paese, io c'è Galimberti, qualcun altro, ma molto pochi. Tra l'altro mi dicono che c'è qualcuno che pensa di togliere l'insegnamento della filosofia a scuola, questa cosa mi terrorizza. E quindi questo si può fare, e quindi vedete, divulgare, diffondere i valori dell'autorevolezza, non dell'autoritarismo, combattere la violenza, certamente prendendo posizione, ma anche capendo le dinamiche di quella violenza. Maurizio prima parlava di violenza, ma si può essere assenti essendo presenti? Sì, vi dico di più, che ci sono sentenze che
vedono in quello il maltrattamento in famiglia, che è un reato gravissimo, cioè l'assenza reiterata quasi ai limiti dell'abbandono, ma che non è abbandono, potrebbe in qualche modo, in casi particolari che non stiamo qui a parlare, addirittura essere interpretata come un atto di violenza. E queste cose si risolvono, secondo me, provando a spiegarle, perché chiudo così come ho iniziato questo discorso. Io mi chiedo ancora chi le ha spiegate alla gente queste cose. Io ti risponderei: nessuno. Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani. Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista. Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione. E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea. Slang Foil!